Ora abbiamo proroga area di crisi complessa, Terni Narni, interroga il consigliere Paparelli, risponde l'assessore Fioroni. Prego, consigliere Paparelli. Se no faccio prima Bettarelli, eh? Perfetto. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Ma io ho fatto spesso fare questa interrogazione perché l'intero Consiglio regionale che ha votato all'unanimità un atto nel mese di febbraio potesse essere messo al corrente rispetto all'evoluzione di quanto diciamo richiesto, considerato che il stesso tema che è stato affrontato prima, cioè quello di Leolandia, è un progetto che rientra nella strumentazione, diciamo, messa a disposizione dal riconoscimento di area di crisi complessa avvenuto il 7 ottobre 2016, quando il ministro Calenda firmò il decreto appunto di riconoscimento dei 17 comuni afferenti al sistema locale del lavoro di Terni. Ricordo che poi a quel programma successivamente prevedeva anche degli sviluppi, quell'accordo di programma triennale, degli sviluppi perché erano stati insediati dei gruppi di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente, presso il Ministero dell'Università, presso il Ministero delle Infrastrutture, a cui poi non è stato più dato alcun tipo di seguito, devo dire, da nessuno dei governi che si sono succeduti al febbraio del 2018, quando è stato siglato tra i comuni di Terni, Narni, la Regione dell'Umbria, il protocollo relativo alle procedure previste di riconoscimento dello status. Quindi, oltre che l'accordo di programma, oltre che le risorse a valere sulla legge 181, che erano di circa 20 milioni di risorse nazionali, a cui noi aggiungemmo 38 milioni e 250 mila euro di risorse regionali per gli investimenti relativi agli accordi di sviluppo, contratti di sviluppo, gli accordi di innovazione, le misure FESR, la 311 messa in campo, insomma, insieme a quelle misure nazionali che ho citato, diciamo, poi a tutto questo non si è aggiunto nulla. Siamo arrivati al 9 febbraio del 2021, quando è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa la mozione aggiornamento accordo di programma area di crisi complessa, dove si impegnava la Giunta regionale ad attivare con tempestività un'iniziativa utile per un confronto con il Governo ai fini della proroga e dell'aggiornamento dell'accordo di programma. Io lo dico all'assessore, sono rimasto un po' basito e stupito rispetto al fatto che abbiamo dovuto assistere a questa passerella della Commissione Industria del Senato che viene a Terni per votare una risoluzione dopo 4 mesi per dire al proprio Ministro che bisogna prorogare l'area di crisi complessa. Insomma, io come assessore regionale penso che lei, anche per la vicinanza del Ministro dello Sviluppo Economico, non è che c'ha bisogno di tutto questo iter per arrivare a un'interlocuzione diretta col Ministro e capire, io almeno ho fatto così, diciamo, quando è toccato a me per avere cognizione e consapevolezza e risposte soprattutto per la necessità di mettere in campo, diciamo, questa proroga. E ha quindi, tra l'altro, in quella riunione siamo rimasti un po' esterrefatti dal fatto che non siano state invitate solo alcune associazioni di categoria. Ora, le misure a carattere regionale, i 10 milioni della misura 311 erano riferite alle piccole imprese e anzi nel bandi che abbiamo fatto abbiamo inserito una clausola che il 60% delle risorse andava alle piccolissime imprese, proprio perché il nostro tessuto economico-industriale in sede di riconversione ha bisogno di guardare a quel mondo. Quindi aver escluso CNA e Confartigianato da quella che io ho definito, diciamo, poco più che una passerella, mi è sembrato, è vero che c'è l'assessore, non è l'assessore, mi risponderà che non ha fatto gli inviti, però io quando vado e faccio una cosa col governo o col Parlamento mi accerto di chi è invitato e di chi non è invitato. Quindi sarebbe stato suo compito
diciamo, da questo punto di vista, vigilare che i protagonisti fossero gli stessi, perché ho sentito a qualche associazione di categoria, qualche senatore locale ha detto che quelle associazioni non erano state invitate perché non erano firmatarie dell'accordo di programma. Cioè, a parte l'ignoranza, l'accordo di programma lo firmano le istituzioni e non lo firmano le associazioni di categoria, quindi se questa però è l'ignoranza che regnava, come dire, nella Commissione Senato, però pensavo e penso tuttora che l'assessore avrebbe potuto fare su questo versante qualcosa in più. Ormai il capitolo è chiuso, le chiedo di conoscere due cose fondamentalmente. A che punto è lo stato di riconoscimento della proroga dell'accordo di programma dell'area di crisi complessa Terni-Narni come richiesto da quest'Aula, e se la Regione nella prossima stagione di programmazione 21-27 FESD ha intenzione di mettere a disposizione una ulteriore posta per accompagnare questa eventuale proroga. Grazie. Sì, parto dall'ultimo elemento relativamente all'audizione di Terni. Io ritengo che, premesso che noi siamo stati invitati, auditi, come si dice tecnicamente, in una commissione, e onestamente con noi c'erano i livelli istituzionali locali, il sindaco di Terni, il sindaco di Narni, le istituzioni locali, e onestamente non credo che sia un gran garbo istituzionale chiedere al Senato chi è invitato e chi non è invitato. È un po' come quando, perdonatemi il parallelismo terribile, ma se ci invitano e siamo nell'ambito delle istituzioni, andiamo a chiedere chi c'è e chi non c'è. Fermo restando che questa giunta, questa amministrazione, credo che ha dimostrato coi fatti il sostegno alle piccole e medie imprese, mettendo in campo una quantità di investimenti mai visti in precedenza, proprio perché noi riteniamo che gli investimenti a sostegno delle piccole e medie imprese siano fondamentali per sostenere il salto dimensionale, soprattutto gli investimenti innovativi in 4.0, proprio quelli che il citato ministro Calenda aveva investito, mettendo a disposizione più del quadruplo delle risorse mai messe a disposizione in questo ambito. Ripeto, non mi sembra nemmeno così corretto parlare di passerella, perché non era una passerella politica. I senatori presenti erano bipartisan. Io ritengo che laddove si accenda un faro su un territorio che ha bisogno di un sostegno, non si possa considerare la dialettica solo fra assessori e ministri, ma io ritengo che sia estremamente positivo che ci sia una più ampia convergenza politica bipartisan sugli interessi del territorio. Quindi non la chiamerei passerella, ma lo considero un utile momento di confronto istituzionale, con il massimo rispetto per le istituzioni e soprattutto per il Senato della Repubblica. Detto questo, siamo a un punto di arrivo con la proroga. Abbiamo sentito il Ministero non più tardi di due giorni fa, alla fine della scorsa settimana, proprio sul tema della proroga, la questione della prossima o la settimana successiva. Il vero tema però non sarà la proroga. Sa bene consigliere Paparelli che la proroga consente la possibilità di utilizzare in deroga una serie di strumenti passivi sulle politiche del lavoro. Il vero tema dell'area di crisi complessa Terni-Narni sarà proprio quello di aggiornare l'area di crisi, che vuol dire costruire una nuova dotazione finanziaria a supporto di una serie di progettualità, tra cui il rilancio del polo chimico di Terni, ma senza trascurare quelli che sono elementi strategici del territorio, prima fra tutti quello della siderurgia, cercando magari di fare in modo che le risorse siano scaricate a terra, assessore, con una coerenza sempre maggiore, che generi più filiere, che non siano interventi così poco perimetrati da alla fine rischiare di essere scarsamente efficaci. L'interlocuzione che c'è stata ad ogni livello ministeriale, parliamo del ministro Giorgetti, parliamo del vice ministro Todde, parliamo del ministro Cingolani,
è un'interlocuzione che vuole costruire sull'area ternana nuovi modelli di crescita economica, vuole valorizzare l'integrazione delle filiere non solo fra la chimica verde e l'agricoltura, ma anche, ci auspichiamo, anche relativamente alla siderurgia e alla meccanica, anche a ambiti distrettuali che su Terni trovano delle eccellenze riconosciute a livello nazionale. Il percorso lo stiamo costruendo sul piano istituzionale, sul piano dei tecnici, sono molteplici stati gli incontri sia a livello politico ma anche a livello tecnico per costruire una nuova area di crisi complessa che, ricordo, quindi per aggiornare, richiederà poi una partecipazione delle parti sociali, perché l'aggiornamento dell'area di crisi complessa, a differenza della proroga, richiederà che poi venga aperto sul territorio un momento di confronto dove, con tutte le associazioni di categoria, ma anche con le forze sociali sindacali, condivideremo una visione di sviluppo, e poi tutta la dotazione finanziaria che dal Ministero arriverà non solo sull'aggiornamento, ma con il Ministro Giorgetti, con il Vice Ministro Todi, ci siamo trovati spesso a parlare degli strumenti che in modo particolare il MISO può mettere in campo, finalizzati al supporto delle politiche su cui stiamo lavorando, dagli accordi di programma, soprattutto ai contratti di sviluppo, con un ruolo fondamentale che dovrà avere in modo particolare in Vitalia. Replica del consigliere Paparelli. Guardi, io potrei definire la replica con una sola parola. Cioè, l'assessore Fioroni c'è una grandissima abilità nel raccontarci sempre, oltre a quella che io chiamo, non per mancanza di rispetto, ma perché in questo momento non riesco a trovare un altro lessico, un'altra parola che la evidenzi meglio, cioè molta fuffa. Perché assessore, bastava leggere l'invito e porsi la domanda di chi era stato invitato e chi no. Ma a parte questa questione di Galateo, che ha riguardato più alcune associazioni che la sostanza, noi a febbraio abbiamo dato un atto in quest'Aula. A marzo è scaduto l'accordo di programma, abbiamo chiesto la proroga e l'aggiornamento, siamo a giugno, ci abbiamo avuto bisogno della risoluzione. A me, se è bipartisan o non bipartisan, per me può essere anche votata dal mondo planetario, ma io la destra è la mia e ragiono con la mia destra a prescindere, e ho reputato quella visita una passerella perché non ha nulla di concreto. Cioè, non è che la Regione c'ha bisogno della risoluzione della Commissione Industria per la proroga e l'aggiornamento. La Regione lo deve pretendere dal punto di vista politico, proprio perché c'è una maggioranza della quale anche noi, come parte della maggioranza parlamentare e di governo a livello nazionale, ce ne saremmo fatti carico. Ognuno, diciamo, come dire, il suo. È chiaro che c'è bisogno non solo della proroga ma anche dell'aggiornamento, perché nel frattempo è anche successo qualcosa, ma non abbiamo avuto nessun tipo di risposta né sulla tempistica né sullo stato della procedura amministrativa né sulla possibilità di vedere in campo ulteriori risorse della 181 sul tema, né se c'è disponibilità della Regione Umbria a mettere in campo nella prossima programmazione FES 21-27 una misura come quella che noi mettemmo in campo di 10 milioni per le piccole imprese, la 3-1-1. È chiaro che non è che la proroga non dà niente, intanto la proroga ci dà una priorità nei contratti di sviluppo e negli accordi di sviluppo, quindi qualcosa è, ma è chiaro che la partita si gioca sulle risorse finanziarie, e più sarà la disponibilità della Regione a mettere in campo risorse per quell'area, tanto più potremmo andare con le carte in regola a rivendicare risorse a un governo nazionale e una maggioranza della quale anche noi, nella quale anche noi come Partito Democratico faremo la nostra parte. Dal consigliere Bettarelli risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie Presidente, con questa interrogazione torniamo, credo, per la terza, quarta volta in Consiglio, oltre che in Commissione, in piazza e in audizioni, incontri vari, sul medesimo tema che ormai affrontiamo da un anno e mezzo circa. E in particolare quindi parliamo delle strutture di ricovero per anziani pubbliche e private ed eventuali
auspicati riconoscimenti tempestivi, sottolineo tempestivi, delle risorse previste nel DL Ristori, la revisione delle tariffe e un contributo straordinario compensativo per l'emergenza Covid. Uno degli atti principali che abbiamo votato in quest'aula è dell'11 maggio e impegnava la Giunta a mettere in campo nel più breve tempo possibile una programmazione atta a definire i fabbisogni del territorio regionale, salvaguardando le strutture che, come noto, offrono un servizio prezioso e fondamentale in tutto il territorio regionale, evitando allo stesso tempo anche la drammatica conseguenza della perdita di centinaia di posti di lavoro. Ad attivarsi in maniera tempestiva per il riconoscimento delle risorse previste nel decreto legge Ristori, che prevede ristori fino al 90% a valere sulla quota di budget residuo, ad attivarsi per la revisione delle tariffe al fine di consentire, nella normalità, una gestione più rapportata ai costi, a prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, un contributo straordinario compensativo dei maggiori costi legati all'emergenza sanitaria per il Covid-19. Quindi, in sostanza, con questa interrogazione, ripeto, a fronte di tutti i passaggi che ci sono stati alle manifestazioni di piazza in cui sindaci e rappresentanti di questi centri appunto hanno mostrato le criticità che sono rilevate, pregresse e legate poi all'emergenza Covid, sono sommariamente, insomma, per farla anche breve e lasciare poi spazio eventualmente alla replica in base alle dichiarazioni dell'assessore, per conoscere quindi qual è lo stato di attuazione di questa mozione, se gli impegni presi assunti vanno al di là di semplici istituzioni di commissioni o di gruppi di lavoro per rivedere le tariffe, se quindi queste risorse sono state veicolate e appunto qual è lo stato della revisione tariffaria, perché queste strutture sono in evidente, chiara difficoltà, ce l'hanno detto in tutte le lingue e credo che sia ora, insomma, di dare delle risposte concrete. Prego, Assessore Coletto, per la replica. Grazie. Presidente, grazie. Allora, per quanto riguarda la revisione delle tariffe per le strutture residenziali, semiresidenziali, definite nelle varie tipologie tra il 2004 e il 2013, la proposta dell'apposita commissione istituita con il DRG 13-17 e 31-12-2020 ha avuto il compito di rivedere i requisiti aggiuntivi di autorizzazione e classificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, residenziali e semiresidenziali per i post acuti e per le persone non autosufficienti, disabili, adulti e minori, malati terminali, per le dipendenze e la salute mentale. Il lavoro è iniziato con l'apposita approvazione appunto della DGR 1492 del 20-12-2018 ed è stato interrotto con la chiusura della passata legislatura. Questo per sottolineare che la problematica non è di adesso, è una problematica che viene da lontano, come le stabilizzazioni che abbiamo provveduto a fare noi, che venivano da lontano, come tante altre situazioni, incrostazioni che abbiamo trovato sotto i tappeti. Ciò detto, la Commissione, come anticipato, con la risposta all'atto 890, ha affrontato il lavoro sui requisiti, prevedendo per la loro preadozione un ulteriore passaggio in giunta regionale, per poi essere regolamentato secondo l'iter previsto dello Statuto regionale. Il lavoro preadottato dovrà passare successivamente all'esame del Comitato Tecnico Scientifico Permanente regionale per la definizione del sistema tariffario regionale e la determinazione dei nomenclatori tariffari, come definito la DRG 999 del 2017, che concluderà l'iter del procedimento, proponendo l'aggiornamento delle tariffe di tutte le tipologie di strutture in oggetto. I lavori della Commissione sono terminati e a giorni verrà presentata in giunta regionale la preadozione con la proposta di revisione degli standard. Successivamente gli standard saranno presi come base per il calcolo delle tariffe da parte dell'apposita Commissione regionale summenzionata. Per quanto riguarda ulteriori interventi, le regioni stanno chiudendo i bilanci, come avrete letto e come è stato comunicato proprio ieri in conferenza stampa. Di conseguenza verificheremo l'opportunità, attraverso una richiesta di tutte le regioni che porteremo in Commissione Salute,
e che poi la Presidente Tesei porterà all'attenzione di tutti i presidenti, a sostegno appunto di queste case di riposo che non erano state considerate inizialmente, nemmeno per quanto riguarda l'acquisto dei DPI. Quindi è opportuno che il Governo adotti delle norme, si adotti di fondi, di risorse da destinare a queste strutture territoriali, RSA, piuttosto che case di riposo, piuttosto che altro, che sono, condivido quanto detto il consigliere Bettarelli, importanti per il sostegno di un territorio, in particolare come quello umbro, dove la presenza degli anziani è piuttosto importante e di conseguenza ci richiede appunto un intervento importante da parte del Governo nell'ambito socio-sanitario. È chiaro che il Fondo Sanitario poco può fare se non nulla oltre a offrire l'assistenza sanitaria, ma l'intervento deve essere proprio mirato a sostegno di queste strutture, sia pubbliche che fondazioni private, avendo la stessa finalità. Grazie. Consigliere Bettarelli. Sì, io ormai credo che possiamo mettere un disco, nel senso che il disco è sempre lo stesso. C'è da una parte qualcuno che fa la domanda, solitamente di minoranza, c'è dall'altra parte la Giunta che ci risponde che era colpa di quelli di prima, e c'è il consigliere che replica, che nella fattispecie sono io, che vi ridice sempre le stesse cose. Dispiace, perché credo che il ruolo del consiglio, del consigliere, tra l'altro lautamente pagato per fare proposte, sollecitazioni, sia molto sminuito, perché ripeto, qui mi sembra che, ripeto, facciamo sempre le stesse cose. Oggi con la novità che scopro che gli elettori, i cittadini umbri, vi hanno eletto probabilmente per fare le pulizie, perché chissà quante polvere avete trovato sotto questi tappeti. Io credo che ormai siamo purtroppo ad una barzelletta che purtroppo non fa ridere, perché la risposta è ancora una volta: verificheremo, non ci sono le risorse perché c'erano i problemi da prima e aspettiamo i soldi dal governo. Io veramente credo che fare politica e fare il consigliere in questo modo diventa, ripeto, sminuente, ma non per noi, ma per il ruolo che svolgiamo, perché se vogliamo dare delle risposte a chi ha bisogno, l'assessore giustamente conferma che è un territorio in cui ci sono, insomma, diverse strutture, perché c'è una popolazione anziana, tempo, perché ci sono necessità, ho parlato un minuto e mezzo in premessa, abbiate pazienza. E credo che, ripeto, se ci sono queste condizioni, le risposte vanno date. Qui si continua, questa giunta regionale, questa amministrazione continua a dire verificheremo, vedremo, è colpa del governo, barra è colpa di quelli di prima. Continuate così, io non credo che i risultati e soprattutto la gente vi possa più dare sostegno e ragione.